Come descrivere il porto di Napoli? A voler essere sintetici, si può dire che è uno specchio d'acqua dove le navi possono trovare riparo. Entrare e uscire in sicurezza, trovando anche qualcuno che le aiuta. Dal porto di Napoli si parte per mete vicine e lontane. Arrivano merci da tutto il mondo. Può bastare questo per descrivere un porto come quello di Napoli? Evidentemente no. Perché il porto è la prua della nave Napoli, una delle navi più antiche del mondo. Una nave rimasta a secco per tanto tempo e che oggi, dopo anni di inerzie, sta finalmente affrontando nuove sfide. Soprattutto la più difficile di tutte. Tornare nel cuore e soprattutto nei pensieri dei napoletani. Camminando con regolare permesso, guardando con occhi diversi, sono tantissime le storie che il porto di Napoli può raccontare. Storie di quando il mare era al centro delle attività della città. Napoli era al centro della storia e i napoletani consideravano il loro porto il centro della loro esistenza. Com'era nel 1465, quando accorrevano sul molo per assistere al rientro vittorioso della flotta aragonese e il porto era talmente importante e centrale che i sovrani vollero come loro residenza Castelnuovo, cioè il Maschio Angioino. O nel 1835, quando lo scrittore Alexandre Dumas paragonava la vita nel porto di Napoli a quella delle vie più popolari di Parigi. Proviamo a partire dalla nuova stazione marittima al Beverello. La sua apertura è uno degli obiettivi più importanti del grande progetto che riguarda tutta l'area del porto. Saranno demolite le strutture esistenti e realizzata una nuova stazione marittima per le vie veloci di collegamento con le isole del Golfo di Napoli e con la costiera. Più di 6 milioni e mezzo di turisti e cittadini. Obiettivo è dare finalmente un'immagine moderna e coerente a quest'area che è il waterfront monumentale già dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Basata sull'idea progettuale vincitrice del concorso internazionale del 2004, cambierà il volto di questa porta di accesso alla città di Napoli. Molo San Vincenzo, un molo costruito dai Borboni. Da qui la vista del golfo è semplicemente straordinaria. E non è un caso se la statua di San Gennaro è stata piazzata proprio qui, sotto al faro, a controllare il porto e il Vesuvio in lontananza. Se potesse parlare, direbbe che bisogna aprire questa passeggiata di oltre 2 chilometri in mezzo al mare, nel centro di Napoli. La sua apertura è uno degli obiettivi del grande progetto che riguarda tutta l'area del porto. Nel progetto generale sarà coinvolto anche questo edificio che una volta erano i grandi magazzini generali, da tempo in stato di abbandono. Uno spazio immenso che deve diventare un grande museo dove raccontare storie di mare e del più grande esodo della storia moderna. Quello di 24 milioni di italiani. Un fenomeno spesso ignorato, quasi una parentesi da cancellare. Eppure, dimenticare equivale a negare la propria identità nazionale, la propria cultura. Di loro restano solo vecchie fotografie. Mostrano uomini, donne, bambini in cerca di un approdo felice e di una vita dignitosa. Un'umanità sofferente con storie di ordinaria e indicibile miseria. Per imbarcarsi, si sono venduti quel poco che avevano. La casa,
l'asino, la vigna. Siamo tutti figli di quel popolo in movimento. E come non pensare che siamo fratelli di quelli che oggi attraversano il Mediterraneo su barconi improvvisati? Per più di 100 anni migliaia di emigranti sono partiti da qui, il Palazzo dell'Immacolatella, un gioiello barocco chiamato così per la statua della Vergine Maria. Anche questo storico palazzo sta per essere finalmente restaurato dopo anni di abbandono. Fatto costruire da Carlo di Borbone, divenne ben presto, intorno al 1840, il luogo di raduno di chi lasciava l'Italia e partiva per le Americhe. Come ricostruisce uno dei tanti film che hanno usato il porto di Napoli come set cinematografico. Un set non solo per film con attori. Altri metri di pellicola hanno raccontato l'eroismo dei vigili del fuoco durante la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Tragedia che ha nel porto questi muti testimoni. Sono i bunker costruiti per sfuggire ai bombardamenti che colpivano Napoli e soprattutto l'area portuale. Incursioni che diventarono devastanti con l'entrata in guerra degli Stati Uniti. Gli aerei, spesso più di 300, arrivavano ad ondate scaricando il loro messaggio di morte sulla città. I morti sono migliaia. È il porto a subire gli attacchi più violenti. Giorno dopo giorno sono distrutti edifici, strutture, navi alla fonda. Come se non bastasse, il 28 marzo 1943, la Caterina Costa, una nave ormeggiata al Molo 18, salta in aria. È una Santa Barbara galleggiante con materiale bellico, esplosivi e più di 1000 tonnellate di benzina nelle stive. L'onda d'urto investe Napoli. Pezzi di ferro e fuoco cadono sulla città, seminando la morte. Il numero delle vittime è imprecisato, forse 600, c'è chi dice 3000. Molti morti sono donne e bambini che assistevano ignari del pericolo alle operazioni di spegnimento. Solo il 1 ottobre del 1943, con l'arrivo delle truppe alleate, hanno fine i bombardamenti sul porto. Napoli è un cumulo di macerie. Le banchine del porto sono un ammasso di rottami. Molte navi giacciono semiaffondate. Squadre di operai sono subito al lavoro per ripristinare il porto e consentire l'attracco delle navi in arrivo dagli Stati Uniti. Dai portelloni delle navi americane escono migliaia di sacchi di farina. Sono i rifornimenti per la Quinta Armata, ma serviranno anche per i napoletani. Dopo il pane nero e scuro fatto di farina di segale e granaglie di scarto, nasce con gli americani il mito del pane bianco. Nel giro di un mese, il porto di Napoli supererà per volume di traffico persino quello di New York. La guerra e i suoi disastri sono una storia lontana. Il racconto di oggi è fatto di lavori di dragaggio per consentire l'arrivo di navi porta-container di grandi dimensioni, di grandi navi passeggeri, di rimorchiatori come il Guarracino impegnato di giorno a trainare enormi navi cargo, la sera in una danza sulle onde notturne per l'evento Porto Aperto, una festa per la città che l'autorità portuale vuole organizzare ogni estate per coinvolgere napoletani e ospiti in un nuovo e positivo racconto del porto. Momenti di oggi, di ieri e di domani, che fanno parte tutti della storia e della vita di questo mondo chiamato Porto di Napoli.